Ciao da Luci, oggi faremo insieme il gilet che avete visto nell'anteprima, il gilet Four Season. Allora, questo gilet io l'ho realizzato con questo bellissimo e morbidissimo filato della Mistrico Filati, che si chiama Denim 4 Stagioni. Vi dico subito la composizione, ve l'avevo già detta in una recensione, ma ovviamente per chi non avesse visto quella recensione ve la ridico. Devo dire, è un filato con una particolare composizione. Perché particolare? Ve lo dico subito. Perché, vedete qua, 50% cotone, 23% lana e vediamo che non vedo bene, ecco qua, 18, allora scusate, 59% cotone, 23 lana e 18% acrilico. Un gomitolo da 50 grammi è da 115 metri, scusate, guardavo attraverso la videocamera, non vedevo bene i numeri. Molto particolare perché in prevalenza è cotone, ma è cotone lana con una bassissima concentrazione di acrilico. Per il mio progetto, poi vi lascerò in descrizione quantitativi, misure e quant'altro, perché io l'ho iniziato ma lo devo finire, quindi non so ancora tutte le misure e il quantitativo di filato che ho utilizzato. Quindi poi andate in descrizione, mi raccomando, voi andate sempre in descrizione, perché a volte io lì scrivo cose che magari nel video mi sono sfuggite. Per questo progetto quindi ho usato questo bellissimo filato, che è morbidissimo, veramente morbido. Poi ho usato un uncinetto numero 4, vediamo se si vede bene, perché ecco qua, non si vede ma non importa. Ferri, io ho usato i circolari, ma voi potete tranquillamente usare i ferri dritti. Ferri numero 7, in questo caso ecco, si vede. Dopodiché, vabbè, per cucire e per nascondere i fili, un semplice ago da lana e un tagliafili essenziale per fare i nostri lavori. Quindi passiamo subito all'esecuzione del nostro progetto. Come avete visto sempre dall'anteprima, il nostro progetto è per metà all'uncinetto e per metà lavorato ai ferri. Io volevo una consistenza molto morbida sulla parte bassa del torace, quindi fianchi, ventre, insomma volevo qualcosa che rimanesse molto sottile e soffice, soprattutto molto coprente, a differenza dello sprone che volevo molto forato e con una consistenza totalmente diversa. Vedete, io qua ovviamente non l'ho ancora rifinito, perché le rifiniture le faremo insieme durante il tutorial. Vedete, ho fatto gli scalfi manica che sono leggermente, quindi ho fatto degli aumenti, perché sarà lavorato partendo dallo sprone. Ho fatto comunque degli aumenti poi per scendere e ho lasciato aperto il fianco, ovviamente ancora senza rifinitura, perché le rifiniture le faremo insieme. Dopo aver fatto questa parte totalmente ai ferri, ho rifinito la parte bassa, ma dobbiamo poi finirla ancora insieme. Sono tornata a lavorare all'uncinetto, vedete se si vede bene, ecco qua, vedete, questa parte è ai ferri e questa parte ho fatto altri giri all'uncinetto, quindi sarà questo gilet tutto un passaggio da uncinetto e ferri. Per chi non sapesse lavorare ai ferri, può decidere o di continuare questa parte tutta a maglia alta o a maglia bassa, come ritiene, può scegliere un punto, diciamo, tessuto all'uncinetto e quindi proseguire lavorando all'uncinetto, oppure usare la tecnica nooking, quindi con l'uncinetto riprodurre la maglia rasata che io ho eseguito per la parte appunto bassa del mio lavoro. Quindi andiamo direttamente al tutorial. Per l'avvio del mio lavoro, ora io lavorerò su campione, voi sapete che a me piace lavorare su campione, ho avviato però nel progetto iniziale per una taglia M 58 catenelle più 2 per partire.
quindi più 2 per alzare il lavoro. Quindi andiamo a fare anzi più 3, scusatemi, più 3 per alzare il lavoro. Carichiamo due volte il filo sull'uncinetto e nella 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella andiamo ad eseguire una doppia maglia alta. In questo modo le prime catenelle fatte e la seconda avranno creato due maglie alte. Dopodiché 2 catenelle, carichiamo di nuovo il filo due volte, saltiamo 2 catenelle di base, nella terza andiamo a fare un'altra doppia maglia alta. Nella seguente di nuovo una doppia maglia alta, 1, usciamo 2 e usciamo 3 volte, 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle di base, carichiamo di nuovo il filo due volte sull'uncinetto, saltiamo 2 catenelle e nella terza andiamo a fare di nuovo una doppia maglia alta. Carichiamo 2 volte, nella successiva catenella andiamo a fare di nuovo una doppia maglia alta, quindi 2, scusate, ecco qua, 3, 2 catenelle, di nuovo carichiamo due volte, saltiamo 2 catenelle di base, nella terza di nuovo doppia maglia alta e nella successiva di nuovo carichiamo due volte e andiamo a fare una doppia maglia alta, quindi alterniamo 2 catenelle saltando 2 catenelle di base e 2 doppie maglie alte sulle maglie alte su, sulle scusate catenelle sottostanti, quindi di nuovo 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle sottostanti e nella terza andiamo a fare una doppia maglia alta. Di nuovo carichiamo 2 volte, nella successiva di nuovo, scusate, sapete, le prime sono sempre le più difficili. Di nuovo doppia maglia alta, carichiamo due volte nella, ecco qui siamo arrivati all'ultima maglia, quindi carico due volte e nell'ultima catenella vado a fare la mia ultima doppia maglia alta. In questo modo, questo è quello che avremo al termine del primo giro. Ora andremo a fare tutti i giri così, quindi facciamo 4 catenelle per alzare, giriamo, carichiamo due volte e lavoreremo sulle doppie maglie alte, lavoreremo le ma nostre maglie doppie maglie alte, 2 catenelle sopra le 2 catenelle e quindi caricando due volte di nuovo andremo sulle doppie maglie alte, quindi lavoreremo sulle doppie maglie alte e rifaremo le catenelle sulle catenelle, quindi in questo modo. Quindi 2 catenelle, carichiamo due volte, prossima doppia maglia alta, facciamo la doppia maglia alta. Quindi carichiamo due volte, la seconda doppia maglia alta, andiamo a fare la nostra doppia maglia alta. In questo modo, quindi i giri saranno tutti così. Ora vi faccio vedere sull'originale perché andiamo a contare i giri che ho realizzato. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 giri per arrivare qui all'apertura per il collo a barchetta. Io ho fatto l'apertura a barchetta. Quindi, dopo 15 giri in questo modo, faremo questo. Allora, io sull'originale sono partita lavorando 2 moduli da 2 doppie maglie alte, lasciandone liberi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per l'apertura del collo e ho lavorato gli ultimi 2 moduli. Vedete, la spalla praticamente è composta da 2 doppie maglie alte, 2 catenelle e 2 doppie maglie alte. E faremo in questo modo. In pratica voi dovete contare le maglie che andrete a saltare. Io ora vi faccio l'esempio con il mio campioncino, quindi per farvi capire bene, ho lavorato le doppie maglie alte,
in questo modo. Ora io ne lascio solo due per farvi vedere bene l'apertura, perché ovviamente questo è un campione, però vi ho detto quante ne ho lasciati io. A questo punto noi decidiamo che vogliamo saltare queste maglie per l'apertura del collo. Andiamo a contare quante catenelle fare tenendo conto delle catenelle che abbiamo sotto. Quindi ho 2 catenelle più 2 maglie sono 4, più 2 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22, perché poi fatte le 22 queste due le lavorerò come doppie maglie alte. Quindi ora io per il mio campione vado a fare 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 catenelle, perché in pratica queste 22 catenelle non sono altro che le maglie che abbiamo saltato, quindi contando sia le catenelle che le maglie sottostanti, sono 22 che noi andiamo a saltare. Ora carichiamo due volte il filo sull'uncinetto e andiamo a fare ovviamente le maglie restanti per finire il nostro giro. In questo caso io ne ho due. Nel caso della maglia originale avevo due doppie maglie alte, due catenelle e due doppie maglie alte, quindi entrerò, ecco qua, nella terza catenella d'inizio, una, esco da due, esco da tre, vedete, e ho creato il foro per il collo. Ora andiamo a girare con 4 catenelle, 2, 3 e 4, volto il lavoro, faccio la seconda doppia maglia alta, ho caricato una volta sola, scusate, ecco qua, vado a fare la mia seconda doppia maglia alta in questo modo. Ora farò 2 catenelle perché devo rifare il disegno che c'è sotto, 2 catenelle, quindi salto 2 catenelle, carico due volte, nella terza vado a fare la mia doppia maglia alta. Nella prossima vado a fare la mia doppia maglia alta. Dobbiamo ricreare né più né meno il disegno e il punto fatto fino adesso. Quindi 2 catenelle, ne salto 2, carico due volte e nella terza vado a fare doppia maglia alta. Carico due volte, nella successiva, vedete, guardate di non girare troppo la catena altrimenti poi vi fa la torsione, il collo della maglia potrebbe farvi difetto. Quindi di nuovo 2 catenelle come abbiamo fatto all'inizio per il primissimo giro, quindi dobbiamo ricostruire quello che noi abbiamo saltato con le catenelle in questo modo. 1 e ecco qua la seconda, 2, 2 catenelle, di nuovo salto 2, nella terza 1, aspettate che tira il filo, carico due volte e in quella a fianco facciamo la seconda, 1, 2, 3, 2 catenelle, carico due volte, salto 2, 1 e 2, nella terza 1, carico due volte, in quella a fianco 2, 2 catenelle, vedete, a questo punto, aspetta che mi si è girato il lavoro, ho le 2 catenelle che salto anche sotto, carico due volte, vado nella mia doppia maglia alta, quindi mi ricollego, carico due volte, vado nella doppia maglia alta a fianco, in questo caso sulla quarta catenella d'inizio, perché ovviamente la prima è creata da catenelle. Come vedete ho creato il foro per la testa. Ora questo è un campione, è stretto, ve l'ho detto, io qui ho lasciato
per la mia taglia, due maglie alte, due catenelle, due doppie maglie alte, scusate, due catenelle, due doppie maglie alte, quindi a destra e a sinistra, e ho ovviamente lasciato nel mezzo, e ve le conto davanti, così perlomeno non ci sono fraintendimenti, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 catenelle da spalla a spalla. Quindi vado a fare un altro giro perché adesso vi faccio vedere lo scalfo manica. Fatti i nostri 15 giri sul dietro e 15 giri sul davanti, è arrivato il momento di chiudere il nostro lavoro a metà, quindi unire il davanti col dietro e fare gli scalfi manica. Come andremo a fare? Andremo a fare in questo modo. Allora, io sotto gli scalfi manica ho aggiunto 6 catenelle. Allora, partiamo con fare tutto questo giro, quindi facciamo 4 catenelle, che sarà la nostra prima doppia maglia alta, dopodiché ne facciamo altre 6, quindi una, due, tre, quattro, cinque e 6. Carichiamo due volte il filo sull'uncinetto, andiamo dall'altro lato del lavoro, quindi questo sarà il davanti, questo sarà il dietro o viceversa perché sono identici, ed andremo ad agganciare sulla prima doppia maglia alta in questo modo e faremo una doppia maglia alta, quindi in questo modo. Lavoriamo quindi sulla prossima doppia maglia alta, una doppia maglia alta, e non facciamo altro che andare avanti né più né meno come abbiamo fatto finora. Andiamo avanti col punto, quindi abbiamo fatto 2 catenelle per saltare le 2 catenelle. Nuovamente andremo a fare la doppia maglia alta. Quindi affianco di nuovo la doppia maglia alta. Ci troveremo da questo lato, ovviamente sul sotto del lavoro, quindi nella parte bassa delle catenelle fatte inizialmente. Infatti vedete che questa è la catenella iniziale da questo lato. Dall'altro lato ci ritroveremo con l'ultimo giro. Quindi 2 catenelle, carichiamo due volte e andiamo avanti così, quindi facendo il punto né più né meno come fatto fino adesso, fino ad arrivare al prossimo, alla prossima unione per lo scalfo manica. Quindi andiamo avanti così un pezzettino e ci ritroviamo in fondo. Quindi arrivati in fondo, da questo lato, dobbiamo ricreare lo scalfo manica anche di qui. Quindi fatte le due doppie maglie alte, facciamo 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Carichiamo due volte il filo sull'uncinetto, in questo caso era l'inizio del lavoro, quindi andiamo a fare sulla quarta catenella di inizio, andiamo a fare la nostra prima doppia maglia alta e carichiamo due volte sulla seconda doppia maglia alta, andiamo a fare la doppia maglia alta. Quindi andiamo avanti per tutto questo lato, nello stesso modo. Vedete, sono arrivata qua dove ho fatto le catenelle per l'inizio del nostro lavoro. Ora io ho fatto 2 catenelle, vado a caricare due volte il filo, vado a fare la mia penultima doppia maglia alta. Dopodiché con una maglia bassissima vado, conto 1, 2, 3 e 4 catenelle, entro e unisco il lavoro perché avevamo già fatto l'ultima doppia maglia alta a inizio giro. Questo è quello che avremo al termine di questo giro. Vedete, abbiamo, ecco, i nostri scalfi manica creati con gli aumenti, ecco, per avere la parte sopra della maglia leggermente più larga, e poi ovviamente questi sono gli scalfi manica. Io ve li metto così, così si capisce bene. Ecco, questi sono gli scalfi manica. Ora dobbiamo andare a ricreare come all'inizio su queste catenelle il punto per l'ultimo nostro giro ad uncinetto. Quindi vado a fare, allora, una, due, tre, quattro catenelle che sarà la nostra prima doppia maglia alta. 2 catenelle di separazione perché dobbiamo saltare una e 2 catenelle, carichiamo due volte e andiamo a fare, quindi sulla terza
E sulla quarta catenella delle 6 fatte nel giro precedente andiamo a costruire le nostre doppie maglie alte. Dopodiché, 2 catenelle, saltiamo le 2 catenelle restanti, carichiamo e andiamo a lavorare sulle doppie maglie alte che ci troviamo dall'altro lato, quindi siamo passati dal dietro al davanti in questo modo 2 volte e andiamo a fare la seconda doppia maglia alta. 2 catenelle, saltiamo le 2 catenelle sottostanti e andiamo a fare di nuovo le doppie maglie alte sulle doppie maglie alte in questo modo. Quindi siamo andati a costruire lo scalfo manica. Quindi, vedete, abbiamo costruito quello che è il foro dove poi passerà il braccio. In questo caso, ve lo faccio vedere sull'originale, abbiamo fatto questo. Vedete? Allora, aspettate che qua c'è la catenella d'inizio. Vedete, abbiamo fatto questo, quindi noi siamo a questo giro qui, che sarà appunto il sedicesimo. Se voi ritenete, volete fare uno scalfo manica più basso, provatelo addosso mentre lo fate. Quindi io vi dico quanti ne ho fatti io per arrivare a questo risultato. Voi siete liberissimi di farlo anche più aderente alla ascella oppure più basso se ritenete. Io ho mantenuto un'altezza più o meno di 20 centimetri, poi ripeto, in descrizione vi lascerò tutte le misure con sia il numero dei punti, i numeri delle catenelle e i centimetri, così se cambiate filato, uncinetto e quant'altro potete avere dei riferimenti validi per poter proseguire il vostro lavoro. Quindi ora vado a fare la stessa cosa. Quindi procedo per tutto il giro e vado a fare la stessa cosa anche sotto questo scalfo manica. Arrivati al termine del giro, vedete, io ho fatto la doppia maglia alta, dopodiché conto 1, 2, 3 e nella quarta catenella d'inizio faccio una maglia bassissima e unisco, quindi mi ritrovo praticamente sotto lo scalfo manica. Ora vi faccio vedere in questo modo. Ci ritroviamo così, ecco, con lo scalfo manica. Beh, questo è un campioncino, voi lo sapete, a me piace lavorare sui campioncini, ma perché è più facile davanti alla videocamera maneggiare un campione piuttosto che una maglia della misura giusta. Ecco qua, noi ci ritroviamo con il nostro collo a barchetta, le nostre spalle e la nostra, vedete, il nostro scalfo manica con anche gli aumenti, in questo caso aumenti perché noi partiamo da qui, saliamo e poi scendiamo dall'altra parte, quindi non dobbiamo fare delle diminuzioni ma degli aumenti. Ci ritroviamo gli aumenti sotto le ascelle. A questo punto noi cambiamo, abbandoniamo l'uncinetto e passiamo ai ferri. Come detto, andiamo a raccogliere i punti per passare alla lavorazione ai ferri. Quindi io qua ho l'inizio del mio lavoro, uso un uncinetto. Allora, ci sono molti modi per raccogliere i punti. Uno può essere quello dell'uncinetto e se voi avete un uncinetto tunisino concavo intercambiabile, io ve lo consiglio perché? Perché metterete tutti i vostri punti sull'uncinetto, li farete scorrere sul cavo, dopodiché svitate il cavo dall'uncinetto tunisino e lo andate a collegare direttamente sul ferro, quindi vi risparmierebbe un sacco di lavoro. Mentre potete raccoglierle direttamente con i ferri se volete, perché potete tranquillamente caricare la prima, entrare in ogni catenella e lavorare in questo modo, vedete? Raccogliere i punti, quindi entrate al centro di ogni catenella, prendendo un filo solo vi torna più comodo perché calcolate che i ferri devono essere almeno di 2 misure più grandi, vedete, potete raccogliere in questo modo i punti, quindi entrate così e lavorate come ai ferri, uguale, come se fosse un uncinetto, ecco, e tirate sui punti uno ad uno, quindi entrate al centro di ogni catenella e raccogliete i punti in questo modo. Così anche molto molto facile. Altrimenti potete tranquillamente fare questo se non avete molta manualità con i ferri. Potete semplicemente entrare al centro della catenella, quindi prendendo solo il costa retro,
Caricate tutti i punti sul vostro uncinetto, in questo modo lasciandoli molto morbidi, perché tenete conto che il vostro ferro sarà molto più grande del vostro uncinetto, in quanto la lavorazione ai ferri, per passare da lavorazione a uncinetto a lavorazione ai ferri, bisogna che i ferri siano più grandi, perché il punto dell'uncinetto risulta leggermente diverso come spessore da quello dei ferri. Quindi potete entrare in tutti in questo modo, li lasciate morbidi sull'uncinetto, quindi entrate sempre in costa retro in tutti i nostri punti, sia le catenelle che i punti, quindi in questo modo. Dopodiché, vedete, li passate in questo modo sul ferro, nel senso che prendete, li scaricate dall'uncinetto al ferro in questo modo, quindi un po' alla volta li toglierete dall'uncinetto e li passerete sui ferri così. Lasciateli belli morbidi così che scorrano sui ferri. Quindi, detto questo, io vi lascio a raccogliere tutti i vostri punti come meglio credete, con ferro, con uncinetto tunisino o con uncinetto normale, poi passandoli sul ferro. Eccoci qua, raccolti tutti i nostri punti, e premetto una cosa che ho prima non ho detto. Se lavorate con i ferri dritti, vedete se vi trovate agevoli a caricarli tutti su un ferro, perché se non vi trovate agevoli a caricarli tutti su un ferro, io vi consiglio di caricare i punti del davanti, quindi dividete davanti e dietro, caricate prima i punti del davanti, lo lavorate e poi lavorate il dietro. Io avendo i ferri circolari li ho caricati tutti sui miei ferri, e quindi posso tranquillamente lavorare in maniera agevole, perché vedete curva il lavoro, e quindi posso tranquillamente tenerlo tutto sui ferri. A questo punto controllate se siete al dritto o al rovescio, e io sono giusta, sono al dritto, mi raccomando, controllate se siete a dritto o rovescio, perché ovviamente adesso inizierete a lavorare con i ferri in questo modo. Quindi io ho tutto il mio lavoro sui ferri, ovviamente il mio cavo è più lungo, quindi vado a estrarlo a un certo punto, ecco, così riesco ad avere i ferri, oppure posso anche tirare più avanti, posso anche tirare il lavoro tutto da una parte. Adesso in questo momento mi è più comodo lavorare in questo modo. Ora io sono sul dritto del lavoro e ho il filo da questo lato, perché? Perché io lavoro, allora, se voi lavorate andate e ritorno girando i ferri, girate i ferri in questo modo e lavorate il rovescio. Vedete, il filo è anche già dal lato giusto, quindi lavorate il rovescio in questo modo, quindi così lavorate il vostro rovescio e fate cadere il filo normalmente, quindi lavorerete il rovescio. Io invece voglio farvi vedere il mio metodo, perché io mi trovo comodissima con questo. Quindi cosa faccio? Il filo è da questo lato, quindi devo portare il lavoro da questo lato, e quindi adesso vado a prendermi tutti i miei punti e inizio a fare il mio bel dritto. Allora, partiamo dal concetto che voglio fare, ecco qua ragazzi, allora sono da questo lato, ecco così, quindi prendo questi e li porto su questo, quindi faccio in questo modo. Perché così? Perché io voglio che qua rimanga aperto, io voglio uno spacco qui, quindi devo fare in questo modo, quindi andrò a lavorare in questo modo, porto di qua tutti i miei punti, in questo modo io sto lavorando il dritto. Col mio metodo il rovescio non c'è. Se volete la maglia chiusa, allora non c'è problema, andrate avanti a lavorare all'infinito i vostri punti. Io in questo momento vi sto facendo vedere come lavoro io, ovviamente voi dovete fare andate e ritorno, perché la maglia è aperta, non è chiusa da un lato. Dopo ve la faccio rivedere, ma vedete, andiamo a fare tutti i nostri punti fino a quando ovviamente l'apertura non sarà qui su questo ferro. Quindi io procedo facendo il dritto in questo modo e vi faccio vedere poi arrivata al termine del giro.
Allora, se voi state usando i ferri circolari, io vi consiglio di mettere prima del primo punto oppure dopo l'ultimo punto, di mettere un marcapunti. Io sinceramente non l'ho messo perché sono stata attenta e ho visto dove avevo già lavorato. Vedete, qua è il primo giro di maglia rasata e qui anche. Quindi sono stata attenta e non ho messo il marcapunti. Se invece voi non volete ritrovarvi a lavorare in circolare senza lasciare lo spacco, vi consiglio, ecco, di mettere un marcapunti. Io ripeto, non l'ho messo perché sono stata attentissima a guardare dove avevo già iniziato la lavorazione. Ora, se voi lavorate col metodo tradizionale, adesso è il momento di girare i ferri e tornare indietro. Io invece vi faccio vedere ovviamente col mio metodo. Se tornate indietro, ovviamente un giro, il giro di andata è a dritto, il giro ritorno è a rovescio. Mentre siccome io lavoro senza girare i ferri, a questo punto vedete che il filo non ce l'ho più di là, ma ce l'ho tutto di qua. Io ricomincio a lavorare normalmente in questo modo, quindi prendo i miei bei ferri e torno indietro in questo modo. Io ovviamente vi faccio vedere il mio metodo, ma ripeto, nessuno vi vieta di lavorare come lavorate voi, quindi andata e ritorno girando i ferri. Quindi se lo fate, sappiate che essendo maglia rasata sarà un giro dritto e un giro a rovescio, mentre lavorando col mio metodo si lavora solo a dritto, perché non girando i ferri ci ritroviamo sempre sul dritto del lavoro. In questo modo, ora io lo faccio vedere così, siccome il mio campione è piccolo, sto praticamente facendo il magic loop per far girare le maglie, ecco, sui ferri, quindi mi trovo leggermente scomoda. Quindi vedete, vado avanti a fare sempre il dritto in questo modo. Io ovviamente faccio il dritto ritorto perché con questo sistema è più comodo il dritto ritorto, ma io ve lo consiglio perché adesso vi faccio vedere la mia lavorazione. Rimane con dei cali di tensione meno visibili. Perché? Perché il punto ritorto rimane leggermente più tirato e quindi va a compensare quelli che sono i cali di tensione magari dell'altro giro. Adesso ve lo faccio vedere sul lavoro originale così capite esattamente cosa intendo. Vedete che la mia maglia non ha tante imperfezioni, buchini e cosine dovuti ai cali di tensione, è perché facendo un giro con il dritto ritorto, il dritto ritorto tende a, come si dice, a tirare di più il punto del giro precedente e quindi, vedete, rimane molto più preciso il punto, rimane meno con i buchini, meno, insomma, rimane un po' più compatto. E quindi non ci sono quegli antiestetici buchini. Allora, adesso io vado avanti a fare qualche giro perché vi devo far vedere come dai ferri si torna all'uncinetto. Per tornare al nostro uncinetto si fa in questo modo. Quindi prendo una, allora, la prima maglia, scusate, ve lo faccio rivedere perché l'avevo provato, perché io ho chiuso in modo diverso la mia maglia. Allora, precedentemente io ho chiuso tutti i punti e poi ho ripreso con l'uncinetto, però avevo visto che il passaggio era piuttosto lungo. Quindi cosa facciamo? Quando siamo con tutte le nostre maglie sul ferro, cosa facciamo? Prendiamo la prima in questo modo e facciamo una catenella così con l'uncinetto. Quindi lavoriamo ferro e uncinetto. Prendiamo la seconda. La scarichiamo, carichiamo il filo e passiamo attraverso due. La terza la scarico, carico il filo e passiamo attraverso due. La quarta la tiro giù dal ferro, carico e passiamo attraverso due. Di nuovo prendo, scarico, carico e passiamo attraverso due. Quindi in pratica stiamo chiudendo con l'accavallato. Ma è più facile con l'uncinetto, quindi scarico, prendo e passo attraverso due. Fate in modo che non tirino troppi punti, altrimenti vi viene una cosa larga. Quindi di nuovo prendo, scendo, carico e passo attraverso due. Vedete, sto facendo tutte delle catenelle di chiusura. Quindi ripasso, scarico, carico il filo sull'uncinetto e passo attraverso due di nuovo.
prendo dal ferro, carico e passo attraverso due. Di nuovo, scarico. Questo è quello che avremo al termine della nostra chiusura. Vedete, siamo di nuovo, abbiamo chiuso il lavoro, abbiamo di nuovo l'uncinetto attaccato al nostro lavoro. Ovviamente questo lavoro lo farete quando raggiungerete la lunghezza che più desiderate della vostra maglia. Le misure, vi ripeto, ve le lascerò tutte nelle info sotto al video, così che voi sappiate quanti giri ho fatto io per i centimetri che ho fatto io e bla bla bla, diciamo così. A questo punto vi ritrovate questo lavoro, vedete, vi ritrovate con l'apertura piuttosto laterale, ecco qua. Poi decidete voi dove farla e potete anche farla magari proprio laterale laterale. Io l'ho lasciata proprio sul fianco. Diciamo che in questo campione l'ho fatta leggermente davanti, ma sta a voi, al vostro gusto. A questo punto avete l'uncinetto attaccato e proseguite lavorando con l'uncinetto. Quindi, allora, aspettate che, ecco qua. Vi faccio vedere per bene. Quindi, quando siamo arrivati qua, facciamo una catenella. Voltiamo il nostro lavoro in questo modo. Aspettate che, ecco qua. A questo punto dobbiamo fare le nostre maglie basse. Io ho rifinito la parte sotto, come vedete qui, ho rifinito con un tot di giri di maglia bassa. 1, 2, 3, 4 per l'esattezza fino a questo punto, ma adesso le rifiniture le continuiamo insieme, scusate. Allora, quindi dobbiamo fare le maglie basse. Per fare le maglie basse non facciamo altro che lavorare al di sotto delle catenelle che abbiamo appena fatto. Quindi ho fatto la prima, qua c'è la catenella, io vado al di sotto, quindi lavoro tra le maglie in pratica. In questo modo, quindi al di sotto di ogni catenella, io vado a fare una maglia bassa in questo modo. Così, vediamo se riesco a ingrandire un pochino, così vi faccio vedere da vicino vicino dove mi infilo. Mi vado a infilare proprio qua, vedete? Qua c'è la maglia bassa appena fatta, qua mi infilo, quindi al di sotto delle catenelle per fare la prossima maglia bassa, dopodiché la prossima la faccio qui sotto. Quella dopo la faccio qui sotto, quindi vado a infilarmi in pratica tra le maglie, così qui sotto. Aspettate perché se guardo attraverso la videocamera non vedo niente, ecco qui sotto e il risultato sarà questo, vedete? Sto partendo con le maglie basse, quindi andate a fare tutte le vostre maglie basse in questo modo. Ora riallontano perché ecco, non è necessario che io rimanga così vicina. Vado a farle tutte fino al termine del giro. Dopodiché, sapete, fate maglia bassa su maglia bassa a proseguire tanti giri quanti volete. Ripeto, io qua ne ho fatti 5, vedete? 5 giri di maglia bassa. Ora proseguiamo insieme sulla maglia originale. Fatti quindi i miei 5 o 6 giri, ricontiamoli insieme 1, 2, 3, 4, sì, 5 giri di maglia bassa sul fondo della mia maglia. A un certo punto dobbiamo andare a ovviamente fare la rifinitura anche sullo spacco laterale. E quindi cosa facciamo? Facciamo nella maglia d'angolo, quindi l'ultima, ne facciamo 3 di maglie basse, quindi quella sulla maglia sottostante più altre due per girare. Dopodiché andiamo a lavorare sui laterali della nostra, ma dei nostri punti bassi in questo modo. Tiriamo dentro anche il filo, già che ci siamo, quindi andiamo a fare le nostre maglie basse lateralmente. A un certo punto arriviamo a dover lavorare direttamente sulla nostra maglia, quindi andiamo su ogni punto lateralmente ad ogni punto e andiamo a lavorare una maglia bassa lateralmente ad ogni punto. Quindi, come fatto anche per lo scialle coccola, vi avevo fatto vedere come si faceva, prendiamo ogni punto e entriamo al centro, quindi nel nostro punto lateralmente e andiamo a fare la nostra maglia bassa in questo modo. Quindi prendiamoli tutti. Controlliamo intanto che non arricci, non stringa, perché a seconda della nostra mano può essere che il lavoro venga
tirato in qualche modo oppure un po' molle. Allora in quel caso assestate proprio facendo, decidendo se fare più di una maglia o se saltarne qualcuna, va molto a mano. Io, come vedete, adesso aspettate che avvicino un attimo così vi faccio vedere proprio dove entro. Adesso questo filo posso anche abbandonarlo, tanto l'ho tirato dentro abbastanza, anzi guardate cosa facciamo, lo tagliamo così non ci infastidisce. Ecco qua, tanto l'abbiamo tirato sotto abbastanza. Vi faccio vedere proprio dove entro. Vedete, questa è l'ultima maglia. Io entro qui proprio, vedete, prendendo tutta la catenella lateralmente in questo modo. Aspettate, mi è scivolato. Ecco qua, se ce la fa, no, niente, disfo e la rifaccio, faccio prima. Quindi entro proprio prendendo tutta l'ultima maglia e ve ne accorgerete perché si forma questo cordolino e tentate di rimanere dritti, diciamo. Quindi se avete se prendete bene la maglia avrete un cordolino dritto, se no inizierete ad andare tutte storte. State attenti appunto ad entrare sempre nello stesso punto. Vedete, ogni tanto, ripeto, guardate bene se state andando dritte e se il lavoro si sta curvando, tirando, perché dipende dalla mano. Poi tenete conto che il lavoro all'uncinetto risulta molto più rigido della maglia, quindi può essere che tiri il lavoro in qualche modo. Vedete, noi adesso entriamo in tutti questi laterali fino ad arrivare in alto al nostro lavoro. In questo modo li facciamo tutti. Ripeto, se state andando dritti, questo cordolino sarà dritto, quindi avrete sempre la stessa maglia dritta. Ci vediamo arrivati qui sotto lo scalfomanica. Arrivati a questo punto, vedete, sono sotto allo scalfomanica, proprio qui sotto. Io cosa faccio? Invece di faccio come se fosse una sorta di diminuzione, quindi salto la parte centrale e vado direttamente nella maglia dall'altro lato, in modo che stringa senza allargarmi poi la parte centrale. In questo modo quindi inizio a discendere dall'altro lato, quindi dall'altro lato del nostro spacchetto, in questo modo. Questa cosa io la faccio solo per un giro, perché voglio solo rifinire, non voglio fare bordi come sotto, quindi io farò solo un unico giro, dopodiché mi fermerò e andrò a fare lo stesso lavoro, quindi a rifinire a maglia bassa, anche se volete, io lo lascerei così. Quindi non rifinirei questa parte. Se voi invece volete una cosa più rifinita, potete fare un giro di maglia bassa anche lateralmente al giro manica. Io non lo farò perché mi piace che rimanga così morbido, molto così casuale. Mi piace che sia già rifinito con questo motivo sul lato. Voi siete liberissimi di decidere come intervenire sulla vostra maglia. Bene, io scendo di nuovo da questo lato, vado a rifinirlo tutto e ci vediamo quando ho finito. Arrivati alla fine, quindi nel bordo inferiore sull'angolino, cosa faccio? Nell'ultima maglia bassa vado a farne una, poi ne faccio un'altra, perché ovviamente devo fare l'angolo, dopodiché con una maglia bassissima mi congiungo alla maglia bassa di inizio giro, stacco il mio filo, taglio, andrò a nascondere con ago e filo, ecco, con ago andrò a nascondere il mio come si dice, il mio filo. Andrò a stendere bene la mia maglia, che in questo momento vi risulterà anche un po' stortina, perché ovviamente il punto si deve rilassare, vedete, risulta un po' tirato. Se volete potete fare anche più di un giro. Io ripeto, volevo solo dare una rifinitura, non volevo che fosse
chiusa la maglia, quindi vedete, una volta fatto tutto, questo è come si presenta, vedete, questo qua è lo spacchetto. Se volete qua potete mettere un bottoncino o qualcosa. Io addirittura decorativi andrò a cucire qua dei bottoni, perché voglio che sembri che si possa chiudere la mia maglia, ma è a vostro piacimento. Quindi, una volta nascosti tutti i fili, la nostra For Season, quindi il nostro gilet For Season, è finito. Io spero vi sia piaciuto questo progetto. Vi consiglio vivamente di usare il mio stesso filato, perché è morbido, avvolgente, veramente molto bello. E quindi vi ricordo che è il denim 4 stagioni della Mistrico Filati, acquistato da Un Filo di Passione. Forse all'inizio non ve l'avevo neanche detto, comunque acquistato da Un Filo di Passione. Vi lascio il link in descrizione con appunto il link allo shop e il link diretto al filato. Ve lo consiglio vivamente perché è morbidissimo, molto caldo e veramente molto bello. Ci sono altre colorazioni veramente molto belle. Io vi do un grosso bacio, vi invito a venire a trovarmi nel mio gruppo Facebook Creando con Luci. Ciao ciao e al prossimo tutorial. A presto, ciao!